caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. La motivazione è molto semplice oggi e anche molto leggera nello stile del protagonista Carlo Vanzina. Proprio lui, il regista di tante commedie non all'italiana, perché la commedia all'italiana, diciamo, definisce un periodo storico precedente, ma autore di tanti cosiddetti cinepanettoni e anche di altri prodotti di genere di ottima confezione. Ricordo l'Hitchcockiano e Brian De Palmiano sotto il vestito niente, e anche, se vogliamo, pur essendo lui romano, anche icona di un certo periodo, gli anni Ottanta, che avevano in Milano invece il punto di riferimento logistico. Carlo Vanzina è morto nel 2018 per la recidiva di un melanoma, è morto ancora giovane perché aveva soltanto 67 anni. 67 anni vissuti in un bel clima, perché non solo fa parte di quell'ultima ondata generazionale che possiamo definire di baby boomer, o forse della penultima ondata generazionale di baby boomer, ma perché, essendo figlio d'arte, il padre Stefano Vanzina, in arte Steno, è stato uno dei più abili artigiani del cinema italiano, è una vita di quelle che ha respirato cinema fin dalla più piccola età, e il cinema di quegli anni, quando ti girava per casa Vittorio De Sica, quando ti girava per casa Totò, quando si chiacchierava del più e del meno con Vittorio Gassman, con tutti gli altri grandi attori e protagonisti del nostro cinema popolare. E ha saputo cogliere, insieme a suo fratello Enrico Vanzina, che è sempre al suo fianco nel ruolo di sceneggiatore, ha saputo cogliere l'eredità artistica del padre e anche l'eredità artigianale e anche l'eredità commerciale del padre, ha saputo coglierla e ha saputo costruire una carriera ricca di successi e ricca soprattutto di quella festosa quotidianità che soltanto la frizzante vita nel cinema, del cinema, ti può dare. E proprio su questo verte la motivazione di oggi, perché improvvisamente questo sogno durato tanti, tanti anni, questa vita leggera e festosa e felice, durata tanti, tanti anni, si spezza. Si spezza repentinamente, anche se dalle note che leggo poi su Wikipedia, questa malattia si era già manifestata molti anni prima. È ricomparsa con una recidiva e in poco tempo sostanzialmente lo ha portato via. Proprio di questo e con questo si apre il primo capitolo del libro, una sorta di romanzo autobiografico dedicato proprio al fratello. Infatti il titolo è eloquentemente Mio fratello Carlo, scritto da Enrico Vanzina. Mi ha colpito molto questo primo capitolo. Io ho comprato il libro senza aspettative letterarie, ma per appunto soprattutto immergermi in quel clima che a me piace molto, questo clima italiano degli anni 50, 60, 70. Ho letto recentemente una bella autobiografia di un altro artigiano del cinema italiano, Sergio Martino, e era amabile il racconto e la lettura per chi ama il cinema e a chi piace il cinema di genere. Io sono abbastanza un cultore del cinema di genere italiano, mi piace anche collezionarlo e quindi mi muovo abbastanza bene in questo immaginario. Ed ecco perché ho voluto leggere questo romanzo, che diciamo non è che cambierà la storia della letteratura italiana, ma che si mostra pur in una cornice necessariamente, inevitabilmente agiografica, si mostra con quella sincerità e con quell'autenticità che in fondo, anche in una certa ingenuità, se posso dir così, mostrano le pellicole di Carlo ed Enrico Vanzina.
a volte degenerando, è vero, nel qualunquismo, ma altre volte invece mostrando quella potenzialità di libertà, ecco, se possiamo dire così, espressiva anche nella leggerezza della vita quotidiana, non necessariamente improntata ad un senso metafisico, ma semplicemente quella vita che si gode la vita stessa. Apro questo romanzo e inizia proprio con questa scena in ufficio a Roma che vi vado a leggere, ambientata nel marzo 2018. Questa scena naturalmente contiene la nostra motivazione. Quando ripenso a mio fratello Carlo, mi torna sempre in mente una sua frase, concisa come era conciso lui nel modo di parlare, pronunciata con la sua grazia fascinosa, con il suo timbro infallibile da regista abituato a correggere le intonazioni degli attori. Una frase leggera e allo stesso tempo profonda, semplice ma densa di umanità, buttata lì con disinvolta sapienza drammaturgica. Era un giorno di marzo del 2018. Carlo era già molto malato. Lottava, con fatica ma con lucida consapevolezza, ogni mattina, tirando fuori una forza interiore che non riesco ancora oggi a definire, veniva in ufficio, comunque, a lavorare. Era già debole, dimagrito, con le sopracciglia e i capelli sempre meno folti, imbiancati dalle cure immunologiche. Ma voleva testardamente terminare, insieme a me, la scrittura di Weekend a 5 Stelle, il film che sognava di fare e che poi Marco Risi, il suo migliore amico, avrebbe girato al posto suo con un titolo diverso, ovvero Natale a 5 Stelle. Come spesso capita quando si sceneggia un film, mentre si cercano battute, dinamiche di una scena o talvolta ispirazione, nel grande salone dove stavamo scrivendo, un luogo carico di magnifico disordine, libri, soggetti, fotografie, ritagli di giornale, appunti sparsi alla rinfusa, calò un improvviso e infrangibile silenzio. Un silenzio che bucava addirittura il silenzio, per quanto mi parve assordante. E lungo, lunghissimo. Era uno di quei momenti che Carlo e io avevamo vissuto mille volte nel corso della nostra lunga carriera insieme, sempre insieme. Mai però mi ero trovato a vivere con lui un intervallo di pausa così intenso. Qualcosa di simile agli attimi che precedono un terremoto, quando tutto si congela, il tempo si ferma, l'aria diventa spaventosamente rarefatta e immobile. Capii che stava per succedere qualcosa di speciale. E infatti successe. Carlo si alzò dalla sedia, a piccoli passi, fissandomi con un sorriso appena accennato, venne verso di me, che ero seduto dalla parte opposta del nostro grande tavolo di lavoro. Mi raggiunse. Restò un attimo fermo, poi, con un gesto dolce, quasi pudico, mi sfiorò i capelli con il palmo della mano e mi disse: "Stai tranquillo, ho avuto una vita meravigliosa." Fu come una fucilata al cuore, o forse all'anima. Era il suo ultimo addio. Prematuro, sapendo o temendo quello che gli sarebbe successo a breve, volle rassicurarmi. E lo fece alla maniera di Carlo Vanzina, con leggerezza. Una leggerezza che aveva sempre preteso nei nostri film, i migliori e i peggiori, un suo modo di intendere la vita tutta, quella che inventavamo per lo schermo e quella vera, quella privata, quella spesso un po' monotona e scialba di tutti i giorni, perché la leggerezza era il suo marchio di fabbrica esistenziale. Avrei voluto piangere
o scappare o nascondermi in una delle stanze accanto dell'ufficio per non fargli percepire la mia disperazione. Ma dentro di me, improvvisamente, si fece largo un sentimento diverso. Lo fissai con ritrovata tranquillità, con ammirazione, quasi con riconoscenza. Nel momento più intenso della nostra carriera insieme, Carlo mi aveva regalato la sua più bella battuta di sempre. Stai tranquillo, ho avuto una vita meravigliosa. Beh, qual è allora la semplice, leggera e meravigliosa motivazione che ci proviene da Carlo Vanzina? Vivi una vita meravigliosa. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.